Adesso invito sul palco Massimo Bello, Presidente del Consiglio Comunale. Ci vediamo. Iniziativa di una
mostra, l'iniziativa di una iniziativa culturale come la presentazione di un libro o altro. Anche un momento di riflessione come questa può servire a trasferire cultura alla comunità. La cultura è un arcipelago costituito da tantissimi input, da tantissimi interessi, e anche questo convegno può diventare un valore aggiunto. Lo è stato lo scorso anno e lo sarà anche quest'anno. Il fatto che il patrocinio, e lo sarà anche in futuro ovviamente, il patrocinio del comune, quindi è stato un patrocinio dettato proprio dalla volontà di voler costruire anche all'interno della nostra comunità tante occasioni di apprendimento, ma anche tutti i patrocini che sono stati dati a questa iniziativa, a cominciare dal Consiglio regionale, lo ha detto poco fa il Presidente Latini, ma anche tutti coloro che hanno contribuito con l'Ufficio Scolastico Regionale, come abbiamo Gianna Propovic, che ovviamente porterà anche il saluto dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma anche da parte del Ministero, quindi da parte di una struttura, no, dello Stato importante come Ministero, significa che questo convegno può essere un valore aggiunto per tutti, sia per i relatori, sia per gli organizzatori, ma soprattutto anche per persone come me, che, o persone che poi vogliono partecipare ai lavori del convegno, che vogliono semplicemente conoscere tanti altri aspetti che magari potrebbero nella loro vita non conoscere. Quindi io faccio i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo per questo convegno, e spero vivamente, come ha detto l'amica Anna, che anche nei prossimi anni ci possano essere argomenti e temi che possano diventare anche curiosi, interessanti, e soprattutto che si possa ampliare il ventaglio della cultura. La cultura con la C maiuscola, l'ho detto prima, è un arcipelago enorme. Oltre a leggere libri, a studiare, è importante anche venire ad ascoltare convegni di questa portata, perché la nostra mente ha bisogno di ampliare gli orizzonti. Io ho ancora fame di cultura e quindi spero che anche tanti miei amici, colleghi, ma la gente comune possa avere fame come ho fame anche io. I titoli contano, ma conta avere cultura, perché l'istruzione è importante, ma la cultura supera l'istruzione, e questi sono momenti culturali che possono dare questa opportunità. Quindi grazie a te Nicola, ti ho visto piccolo, ti ho visto nascere, e sono contento che sei qui con i tuoi titoli, ma sei qui a dare questa opportunità alla città di Siniganga. Quindi auguri, buon lavoro, e buon lavoro anche agli relatori e a tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa. Grazie. Chiamo sul palco ora dal rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, Gianna Propovic. Grazie, buongiorno a tutti e tutti. Certo, parlare anche dopo il nostro Presidente del Consiglio Regionale di Latini può essere un'impresa anche per quello che mi accingo a fare. Ovviamente è ringraziare per l'invito che è sostenuto peraltro anche da un importante patrocinio, che è quello del Ministero dell'Istruzione del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale, che qui rappresento oggi portandovi i saluti del nostro direttore generale, dottoressa Donatella D'Amico, che ha creduto insieme anche alla collega Alessandra Di Medio, che ha dato le pratiche e che porta i saluti al nostro Nicola Maria Camerlengo. Ecco, dicevo, l'importanza appunto di centrare in questo momento qui nella città, che ha il simbolo della rotonda, nel simbolo della rotonda, la connessione tra terra e cielo, voglio vedere così, tra acqua e cielo, trovare un assist in questo momento di approfondimento tra terra, quindi l'albero, e cielo, no? Nella dendrolatria, che è un termine che non conoscevo, ma di cui sono documentata, affascinante.
ricordiamo la natura così meravigliosamente anche significata da questi quadri, dall'artista massicesi che ci ha offerto la possibilità di guardare, di ascoltare, di immergerci nella natura. Ecco, però è un congresso internazionale, quindi mi corre l'obbligo di salutare gli ospiti, gli autorevolissimi relatori che provengono da paesi che ho vissuto e ho anche visitato proprio quest'anno. Io sono stata in Croazia, sono stata in Spagna, giusto appunto due volte, ho fatto il cammino di Santiago di Compostela, però quello è un aspetto. Siamo stati per un progetto internazionale a Tenerife e a Tenerife ho potuto vedere il Drago Millenario, che è questo albero meraviglioso di più di 800 anni, alto 16 metri, che per andarlo a visitare si deve fare anche un percorso, la via di Dominos particolare, ma dove cogli il senso, no, anche delle cose. La nostra è una regione, è stato detto, che vive profondamente la necessità di aprire gli orizzonti, di confrontarsi e di relazionare in dimensione internazionale. Ecco perché forse sono qui oggi, che rappresento per la Regione Marche la referenza, no, della progettualità internazionale, per ringraziarvi per questi approfondimenti importantissimi che vanno anche nel verso di un'educazione civica. C'è una nuova materia, perché non riesco a non collegare questi aspetti con l'Agenda 2030 o con tutto un discorso che rientra nella didattica, si diceva prima, e che quindi deve poter essere anche, sì, una sorta di nicchia in cui oggi ci si interroga su certi argomenti, ma può essere anche occasione di studio per i nostri ragazzi a scuola. Allora, giusto appunto, io vi auguro di diffondere sempre di più le vostre attività, sicuramente ci sarà una terza edizione, sicuramente ci sarà ulteriore coinvolgimento delle scuole. Le scuole hanno bisogno proprio anche di immergersi in questi contesti, che sono contesti molto importanti, oltre altresì anche innovativi. Quindi grazie dell'invito, buon lavoro. Come i colleghi, noi siamo itineranti per gli eventi, quindi se non riusciamo a rimanere, voglio ringraziare i signori per avermi dotata degli abstract che leggerò con molto interesse e consiglierò al direttore dottoressa Nico con la presenza di essere giovani. Eccoci qui. Il tema di quest'anno quindi è un tema importante. L'albero è, molti di voi sapranno, è un tema significativo sin dagli albori dei tempi, sempre stato considerato con significati profondi, con significati sacri. L'albero poi è stato visto dall'uomo anche a seconda dell'approccio che esso ha avuto con lo stesso, nel senso che gli uomini vedevano gli alberi, vedevano la crescita, la morte, la rinascita, le stagioni, e quindi, oppure vedevano gli alberi sempre verdi, e quindi hanno cominciato a dare a loro dei significati, un significato appunto del ciclo della vita, nascita, morte, rinascita, di ciclo anche dell'eternità e dell'immortalità, perché l'albero sempre verde, quindi rimane sempre uguale, dà il senso anche ciò che è perpetuo e non muta, quindi quello che è immortale. Ovviamente poi la concezione che si ha dell'albero è stata suddivisa in varie modalità. Abbiamo appunto l'axis mundi, l'albero del mondo, abbiamo l'albero della saggezza che ci dà lo scopo del libro di Enoch, abbiamo l'albero della vita, l'immortalità, l'albero della conoscenza del bene e del male. Abbiamo anche l'albero del sole e della luna, degli astri celesti, soprattutto ricordato come esempio posso farvi nel mito greco o anche nel mito cinese, quindi il Fusang cinese dell'albero
questo concetto dell'altro è sempre rimasto, ma lo troviamo anche non solo nelle antichissime religioni, ma anche nelle religioni più attuali, più con cui ci rapportiamo. Troviamo nelle religioni abramitiche, lo troviamo nelle religioni iraniche, io penso al Gaucarena, ci penso al Kashmir, alla pianta della Oro, lo troviamo nel tengrismo, il Saglagano, il professore dice che mi correggerà, il Baitarek. Ecco, quindi abbiamo una rappresentazione dell'albero molto vasta in tutto il mondo. E quest'oggi quindi inizio ora con l'invitare la professoressa Silvia Acerbi e il professor Ramon Teca a salire sul palco e a parlarci dalla dendrolatria all'arco ciglio, pagani cristiani di fronte al culto degli alberi. Grazie. Sempre l'albero ha esercitato sugli uomini sempre azioni di mistero e di sacro. Il bosco è stato il primo luogo di preghiera. Dice Plinio il Vecchio, nella sua naturale storia, che non meno degli dèi, non meno dei simulacri d'oro e d'argento, si adoravano gli alberi maestosi delle foreste. Agli alberi come specie o anche come singole creature sono legati miti e leggende, favole e fiabe, ma anche storie vere. Gli antichi poeti raccontano di Egitto, mostro spargitore di fuoco che distrusse le foreste, dalla Frugia all'India e dal Libano alla India. Infine fu vinto e venne ucciso dalla dea Atena nella pianura di Epiro. Forse questo mostro sacro era stato ideato per esprimere la violenza dei devastante dei conquistatori. Diamo inizio a questo intervento a due voci, dedicata all'idolatria e al coniglio fra paganesimo e cristianesimo, con le parole dell'esergo di un libro di Mario Rigoni Stern. Il piccolo volume, che si intitola Arboreto salvatico da Silva, ossia ricoperto di sempre, rigoglioso, selvaggio, ma salvaticus da Salus, portatore di salute e salvezza, intreccia in una intima consonanza di destini le vicende di uomini e alberi, imprigionati gli uni e gli altri in una parabola di nascita, gioia e sofferenza, con la sorte a volte di vivere a lungo, ma privi del nocciolo dell'immortalità, condannati entrambi a soccombere, ad essere obliterati e dimenticati. Il rispetto profondo e devoto che Rigoni Stern dedica agli alberi è stato non a torto accostato alle parole di Seneca, una conosciuta epistola a Lucilio, che esprimono il senso del sacro percepito dal Civis Romanus al cospetto della foresta. Si divi occurrerit vetustatis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lupus
et conspectum cae rumorum artorum agnos protegentium summovens obtentu illa procerita silvae et secretum loci et admirati umbrae in aperto tandensae acque continuae identi divinumini spaciet. Testo di traduzione la vedete sullo schermo. La meraviglia di Seneca, dicevo a Ramone, forse è comparabile con la radunizza di Dio, la gioiosa fruizione del divino, di una lirica di Sergei Aleksandrovich Esenin, un poeta russo che, si è detto, sognava al posto della chiesa sinodale una nuova chiesa della terra, del bosco e degli alberi, contenuta in una raccolta intitolata appunto Radunica. Non invano io vivo e mi prostro fra i pini, fra gli aghi, fra le collane ricevute delle betulle, sotto la coroncina in un anello di spine mi compare davanti Jesus. Egli mi chiama nei quercieti, come nel regno dei cieli, e splende nel suo croccato il bosco coperto di nubi, come nel mantello protettivo della Madre di Dio. Scriveva Esenin dei boschi che tutto in essi è benevolo e santo, tutto, anche ciò che turba è luminoso, ciò che turba. Soggezione e meraviglia doveva avvertire Catone, ben sapeva il vecchio censore che in ogni bosco risiede una divinità, che in ogni creatura arborea un succubo al dominio umano, dimora dell'invisibile, quando con timore reverenziale descriveva il rituale che il contadino doveva eseguire ogni qualvolta procedeva a disboscare un tratto di terreno. Chiunque tu sia, Dio della divinità alla quale questo bosco è consacrato, accetta l'offerta che ti faccio prima di disboscare in memoria di questo sacrificio, perdona la sfrondatura che faremo io coloro che lavorano in mio ordine. Nello sviluppo di un archetipo religioso caleidoscopico, quale l'albero sacro, vi sono innumerevoli tappe che corrispondono all'evoluzione della coscienza religiosa della società. Non sta certo a noi ricostruire questa vicenda millenaria che pianta le sue radici nelle qualità animiste, centrate sulla potenza creativa e rigenerativa della natura lunga, le sue chiome più alte e le sue ombre sino al presente. Questo percorso verrà chiarendosi negli interventi che seguiranno, quindi usando una metafora arborea di nodo in nodo o rizomaticamente, come forse direbbero dei Lucy Guattari, assodato che l'elemento arboreo è un asse intorno al quale hanno preso le mosse culti e rituali di vari gruppi umani, il palcoscenico ierofanico della sistasis tra uomini e divinità. Con queste prime citazioni a noi care abbiamo voluto appuntellare alcuni confini, così come faceva Laure tramite una sorta di enigmatico incantesimo per definire i limiti del suo oracolo. Le sue parole ce le conserva l'erudito Varrone: i miei confini per i tempi e i luoghi augurali siano come li nominerò, quell'albero laggiù come che sia intendo sempre il confine fra zona coltivata e zona incolta, a sinistra, quell'albero laggiù come che sia intendo segni il confine fra zona coltivata e incolta, a destra, tali confini ho tenuto in mente con precisione mediante orientamento, attenzione e decisione. Ullamer arcus, ullamer arcus, intrigati per l'arcaicità del linguaggio e l'oscurità del rituale, le solenni parole dell'augure per marcare il limite del templum internis da cui osservava il volo degli uccelli sull'Arx, rimandano proprio ad alberi come ineludibili punti di riferimento fra terra e orizzonte per il templum in Cairo in cui avrebbe operato. Investendo di sacralità lo spazio circostante, ne marcano il perimetro, come erbe vive segnano le direzioni e le distanze, vicini e lontani, infiniti e incalcolabili in numero e specie. Veramente impossibile censire tutti gli alberi, i sacri boschi della Grecia del suo tempo, affermava Pausania nella Descriptio Greci. Grecia, che fra l'altro è una miniera di sitonimi straordinaria, guidano il nostro percorso qui e oggi, ma anche altrove e sempre. Il concetto di bosco sacro, così ben rappresentato nelle fonti letterarie, archeologiche, artistiche del mondo greco, non lo è altrettanto nella tradizione, una tradizione religiosa come quella dell'ebraismo e monoteista aniconica, i comuni col luogo di culto, il tempio di
Gerusalemme. Basta uno sguardo alla presenza della parola greca ausos in un autore che scrisse in greco, Flavio Giuseppe, alla fine del primo secolo d.C., e scrisse opere diventate fonti indispensabili per comprendere il giudaismo del suo tempo e per estensione le origini del cristianesimo. In esse la parola ausos compare in varie occasioni, e sia parlando delle opere pubbliche di Erode in alcune città straniere, sia evocando le bellezze del palazzo salomonico. Appare il termine ausos tanto al singolare come al plurale. Si tratta chiaramente di giardini, verrebbe da dire aree paesaggistiche da cui godere della vista, in cui ristorarsi dalla forte calura. Ben più interessante è il suo resoconto delle imprese del pio re Giosia, siamo nel VII secolo prima dell'era comune, un riformatore che in materia di stretta osservanza del chiaivismo superò quasi tutti i suoi predecessori sul trono. Flavio Giuseppe scrive che Giosia distrusse i boschetti sacri di divinità straniere tollerati dai precedenti sovrani benché li considerassero inutili. Questa distruzione sistematica del politeismo è in linea con le istruzioni date da Yahweh al popolo eletto prima del suo ingresso a Canaan. Lo stesso Flavio Giuseppe, in Antichità Giudaica 492, e il comando esplicito di distruggere gli altari e boschetti, bruciando questi ultimi per dimostrare che la terra promessa non apparteneva più ai cananei. Ma descrivendo la battaglia nella valle di Refaim fra Filistei e Israeliti, Flavio Giuseppe afferma che la vittoria di Davide fu propiziata al re grazie all'aiuto di Yahweh. La cosa assai curiosa è che questo aiuto divino arrivò in modo molto simile a quanto accadeva nel mondo greco-romano. Il re di Israele interrogò ancora Yahweh riguardo alla battaglia e il sommo sacerdote gli fece questa profezia: avrebbe dovuto tenere il suo esercito di guardia fra i boschetti, chiamati del lamento, non lontani dall'accampamento nemico, senza dare inizio alla battaglia fino a quando le fronde degli alberi non avessero cominciato a muoversi senza che il vento spirasse. Non appena gli alberi si fossero inclinati e fosse giunto il momento indicato da Yahweh, egli senza indugio doveva dar passo alle truppe per conquistare quella vittoria che già gli apparteneva. La battaglia tuttavia non è narrata in questo modo dalla Bibbia ebraica, che in 2 Samuele 5, 17, 22 e in 1 Cronache 14, 13, 16 racconta il trionfo del re Davide senza menzionare il trauma degli alberi che stremiscono e sussultano senza essere lambiti dal vento. La scena, come la racconta Flavio Giuseppe, ci ricorda inevitabilmente l'oracolo di Zeus ad Dodona in Emilio, sicuramente se ne parlerà in questi giorni, luogo sacro risalente forse al terzo millennio avanti Cristo. Il Temenos era presieduto da una quercia che manifestava con volontà di Dio in base al fruscio delle foglie dell'albero che Omero chiama l'alta chioma del Dio, Odissea 14-328. Quei sacerdoti chiamati Saloni erano gli interpreti di questo linguaggio sussurrante. Ma quello del bosco sacro e del suo annientamento in funzione antidolatrico, paradigma arboricida che incalza nelle fonti cristiane, sono concetti non estranei alla religione di Israele. Alcuni re, per restaurare il culto esclusivo di Yahweh, distrussero santuari di divinità rivali come Baal e Astarte, riducendo in cenere i boschi sacri, gli oggetti di culto e le statue votive consacrate a tali dei. Come Flavio Giuseppe, anche la traduzione dei 70 usa la parola alsos, plurale alse, quando parla di impietà, idolatria e distruzione. Il Deuteronomio, datato proprio all'epoca di Giosia, indica chiaramente che la parola greca è stata usata al posto dell'originale Asherah, nome particolarmente oscuro e controverso. Circa 40 passi indicano nei 70 questa equivalenza fra alsos e Asherah. Nella traduzione di Esodo 34 e 13, per intenderci il patto fra Yahweh e Mosè, troviamo un esempio della
la difficoltà intrinseca al termine. Per esempio, la Bibbia di Gerusalemme ha prima tradotto: dovrete distruggere i loro altari, frantumare le loro colonne, abbattere i loro idoli, poi successivamente dovrete distruggere i loro altari, spezzare le loro stelle, tagliare i loro pali sacri. In realtà il termine Asherah è il nome di una divinità, l'Afrodite cananea, la Astarte, la Tirat di Ugarit, consorte di Yahweh. Possediamo prove epigrafiche nel Puntiglietta Irud e Kirbet, in cui si parla della Asherah di Yahweh, cioè della consorte di Yahweh, ed è a lei a cui si riferisce il testo ebreo. È possibile che in alcune occasioni indichi al tempo stesso divinità e oggetto puntuale, dea e simbolo e arboreo. Le traduzioni spagnole sono più esplicite. Nella edizione dell'ebreo di Naka, comunque, il versetto suona così: destruit sus altares rompet sus tipos destrozat sus Asherat. Sembra che in Spagna ci sia meno reticenza ad alludere alla consorte dell'Altissimo, chiamandola per nome. La Vulgata traduce, lo vedremo, Asherim in plurale di Asherat, con il termine latino lupus, sed ara seorum destue confringe statuas lucosque succide. Ma le loro are e le loro arche distruggerai, le loro statue farai a pezzi e i loro boschetti abbatterai. Tutto questo per dire non solo che già in Israele si praticavano olocausti arborei associati alle divinità straniere, ma anche che c'era una relazione stretta fra gli alberi e le figure arboree da un lato e le immagini di divinità femminili dall'altro, relazione che trasmette l'idea di un'antichissima solidarietà fra fecondità della donna e ciclo vegetale, tema di cui non possiamo elogiare qui per ragioni di tempo. Offriamo solamente alcune immagini del mondo egizio, dove la relazione fra divinità femminile e alberi è profonda e sostanziale. Ma veniamo al cristianesimo, a Coricida. Dalla Grecia a Roma, dalla Siria alla Britannia, dalla Pars Orientis alla Pars Occidentis, il culto degli alberi e dei boschi sacri si mantenne con grande venerazione non solo negli ambienti rurali, ma anche in quelli ad essi limitati, ovvero presso i centri abitati. Fin dall'epoca classica le città greche avevano proibito, con sanzioni di vario genere, di ricavare legna da ardere da alberi consacrati alle divinità, divieto difficile da rispettare, soprattutto durante inverni particolarmente freddi in regioni dove le foreste scarseggiavano. Gli dei del politeismo attribuivano grande importanza alla protezione dei loro boschi situati tanto nelle città come in ambito rurale, poiché, come ha scritto Robert Lane Fox, la nostra moderna divisione fra città e campagna si fa confusa di fronte alla persistente disposizione delle genti mediterranee antiche a spostarsi a piedi. Questo valeva anche per i cristiani dei primi secoli, ma certo è che da Costantino in poi le chiese si agglutinarono e gravitarono attorno alle urbi, i loro santuari si moltiplicarono intra Boemia, dove i loro sacerdoti, membri del clero, vivevano e servivano i fedeli. Solo a partire dal V secolo, quando le città erano state in gran parte conquistate alla nuova fede, i vescovi rivolsero il loro sguardo fuori dalle mura verso i rozzi rustici che chiamavano sprezzantemente pagani. Già al principio del III secolo, Tertulliano, in Apologia 9.2, ci rende una testimonianza significativa del vincolo fra alberi, culti pagani e nemesi divine. A Cartagine, gli alberi in un santuario dedicato forse a Saturno furono considerati colpevoli di aver coperto con la loro ombra azioni nefante, il sacrificio di bambini innocenti, e ai loro rami, come a croci votive, furono impiccati i sacerdoti del Tempio, Meisbe e Isde Marboribus Templi Sui Ubum Bratricibus Scelerum Votivis Crucibus Exposuit, un'associazione strettissima fra piante e rituali politeisti. La Chiesa vedeva nei fana e dolorum dedicati alle divinità del Pagus, alle fonti, agli alberi, le ultime dimore dei demoni. Ebbe allora inizio quelle che
Ebbero allora inizio quelle che Lane Fox ha definito vere e proprie campagne di spostamento. Così scriveva lo storico nordamericano. San Martino fu ricordato per aver fatto sopprimere antichissime e giganteschi alberi della Gallia. In Oriente, nel VI secolo, Giovanni di Efeso e attentò più di una volta al sacro patrimonio arboreo dell'Asia. Il trionfo del cristianesimo venne accompagnato dal suono delle scuole che si abbattevano sui boschetti secolari. Quando il cristianesimo cominciò a muovere i suoi primi passi, si trovò di fronte ad uno sconfinato panorama di divinità pagane, molte delle quali ricevevano il loro tributo da parte dei devoti in santuari silvestri o presso alberi secolari. Infatti, l'idea delle ierofanie arboree era così radicata e diffusa nelle tradizioni locali che in alcune circostanze i primi evangelizzatori, monaci in genere, intrapresero una vera e propria dendromachia, lotta spesso combattuta materialmente a colpi di scure. Nella vita Martini, Sulpicio Severo, raccontando la lotta del santo di Tours contro i culti pagani della Gallia rurale, culti e credenze di un pantheon di difficile sradicamento che già i romani avevano cercato di annientare senza riuscirvi, dedicava un lungo capitolo alla distruzione di un albero sacro che si trovava accanto a un tempio. La narrazione è presentata come una sorta di duello, giudizio divino fra le due religioni che prevedibilmente si risorse a favore del Dio di Martino. Il testo è lungo, lo riassumo, e Martino vuole far abbattere un albero vicino a un tempio che è già stato esaurato, però i pagani non vogliono. In cui Martino accetta una sfida perché i pagani speravano che abbattendolo l'albero cadesse uccidendolo, ma fatto il segno della croce Martino assiste a un miracolo. Il pino abbattendosi emetteva un fragore, un enorme fragore, e levantando la mano contro quello che cadeva e illuminava su di lui, oppose il segno della salvezza, e allora il pino crollò dalla parte opposta, così che quasi schiacciò i contadini che erano stati lì come in un luogo sicuro. Moltissime sono le interpretazioni iconografiche. Questa è una vetrata francese dove si vede il pino rappresentato quasi come un grande fiore che cade sui pagani sopprimendoli, e dall'altra parte è Martino benedicente. La guerra di Martino di Tours contro gli alberi sacri non fu certamente un caso isolato. L'opera distruttiva venne proseguita dal discepolo di questi, Maurilio, che nel tentativo di evangelizzare la Colmuges, tra l'altra Garonne e Pirenei, Pirenei francesi, e convenarono in zona in cui l'epigrafia romana ha constatato una ricchezza sorprendente di toponimi, arborei, derivanti da teonimi, diede fuoco a un posto sacro, dedicando successivamente il territorio disboscato al principe degli apostoli, Pietro. Nel secolo 53, Cesare di Arles, constatando che il gregge di cui era pastore e che nel gregge di cui era pastore certi cristiani non usavano utilizzare legno e i rami di vecchi alberi caduti per timore verso i demoni, fa riferimento a vari episodi dendrolattici. È interessante il Salmo 54 dove si rivolge ai vescovi affinché riprendessero i loro fedeli. Il testo è breve e lo vedete. E nella geografia, nei canoni conciliari e nei sermoni di età carolingia e merovingia, troviamo moltissime testimonianze interessanti. Gallus, anteabate di Clermont, e suo zio Gregorio, vescovo di Tours, viaggiando, si imbattono nei pressi della Civitas Argentoratum, in un antico santuario traboccante di ornamenti, nel quale i devoti si abbandonavano alla crapula e all'ubriachezza.
adoravano i simulacri come fossero dei e offrivano ex quota, come ha scritto Luigi Canetti, il nesso disciplinare pastorale fra la prassi votiva e il repudio dei culti autoctoni sembra comportare il rigetto di questo tipo di offerte sculptilia linea termine, che non a caso riprende quelli con cui la Vulgata connotava i precetti antidolatrici nel Pentateuco, per esempio Esodo 20:4, Deuteronomio 5:8, continuano a evocare usi ed emblemi di un paganesimo ancora vivo e affiorante dai boschi, dai crocicchi e dalle fonti di antichi santuari. Nei secoli successivi le missioni evangelizzatrici includevano spesso e volentieri, oltre alla distruzione dei templi pagani, all'annientamento di alberi sacri. A nulla, come abbiamo detto, valsero gli anatemi dei vari concili provinciali, Arles 452, Tours, Nanterre 567, 568, che si accanivano contro coloro che celebravano riti sacrileghi all'interno di boschi consacrati al demonio. Le ostilità contro i vari culti gallici non portarono grandi cambiamenti e la vendolatria continuò a praticarsi. Tuttavia, in alcuni casi, l'irritazione dei devoti contro la distruzione degli alberi sacri era così incontenibile che il cristianesimo si vide spesso costretto ad aggirare l'ostacolo, cercando di annientare i simboli pagani dal loro interno attraverso una esaurazione e rifunzionalizzazione dei luoghi di culto. Lasciamo i boschi delle Galie per venire ad altri a noi più prossimi. Nei suoi dialoghi, Gregorio Magno descrive la fondazione nel 429 di un monastero nel Monte Cassino, da parte di San Benedetto, associandola proprio alla lotta intrapresa da Martino di Tours, tanto da erigere sul luogo un oratorio, oraculo, dedicato al santo. Sulle rovine di un antichissimo tempio, Fanum, dove i contadini superstiziosi praticavano il culto di Apollo, circondato da un lupus, dove venivano costantemente compiuti sacrifici sacrileghi, il santo procede a un rituale di esaurazione. Questo è il testo del Papa Gregorio. Là c'era un antichissimo luogo di culto nel quale, seguendo l'antica tradizione pagana, i contadini scioccamente veneravano dovunque intorno erano cresciuti boschi consacrati al culto dei demoni, ai quali ancora in quel tempo una folla di pagani attendeva col seno insano a sacrifici sacrileghi. Giunto in quel luogo, l'uomo di Dio fece a pezzi il l'idolo, rovesciò l'altare, tagliò i boschi, allestì nel tempio di Apollo un oratorio dedicato a San Martino. L'editore e traduttore italiano dei dialoghi, il compianto amico Salvatore Tricoco, suggerisce che in questa narrazione gregoriana Benedetto rievochi le tre operazioni distruttive imposte a Mosè sul Sinai e che le realizza con la stessa furia esterminatrice, cioè ara distrue, confringe statuas, lucosque succincide. Le lettere nel suo denso registro epistolare sono ricche di spunti di riflessione sulla sopravvivenza pagana, sulle difficoltà e i relativi interventi della Chiesa per estirparle.
Il pontefice esorta alla credente i vescovi del suo tempo, soprattutto ma non solo quelli della regione peninsulare e isolare, dove le superstizioni e arboree erano più profondamente radicate, esorta, dico, a combattere pratiche pagane o paneglianti attraverso una più efficace e intensa cura delle anime delle campagne. Gregorio, in una epistola inviata nel 593 a Eutichio, vescovo di Tindari in Sicilia, Gregorio fa riferimento a idolatri che si difendono in nome della natura dei luoghi in cui si trovano, evidentemente territori montuosi e ricchi di selve come le aree interne della Sardegna abitate da barbaricini, popolazione ancora dedita al paganesimo. In numerose epistole che riguardano la Sardegna, il pontefice esprime le sue preoccupazioni per gli adoratori di legni e pietre, ossia per coloro che ancora adoravano elementi naturali. Anche nella vicina Corsica esistevano individui che, dice, nonostante una volta avessero ricevuto il battesimo, sono ritornati per motivi di negligenza e di necessità al culto degli dei, adorando oggetti di legno e pietra, così si esprime Gregorio Magno in una lettera 8.1 indirizzata al vescovo di Aleria. Il pontefice esorta anche Agnello, vescovo di Terracina, a intervenire sugli adoratori di divinità pagane, fra cui si trovavano anche membri del clero, dediti in particolare a culti rivolti agli alberi e vivaci pure nelle aree centro-italiche. Se ci spostiamo nella penisola iberica, le fonti non sono meno numerose ed espressive. Martino di Braga, Braga Augusta, condenna gli ignari homines che offrivano sacrifici sulla cima frondose delle montagne al diavolo e ai suoi ministri. Il braghense deplorava i culti rivolti a elementi della natura identificandoli con le divinità pagane, là dove i rustici vicino a mucchi di pietre, alberi e fontani e nei crocicci accendevano candele, usanza probabilmente legata ai culti dei popoli germanici al dio Thor, cui venivano consacrati alberi secolari. Nella Galizia di Martino gli alberi erano ancora molto rispettati dalla popolazione rurale che li considerava dimore degli spiriti benigni. Nella Spagna del VII secolo, l'undicesimo canone del XII Concilio di Toledo del 681 riprendeva queste prescrizioni. Ricordiamo questi precetti dal Signore non per punire i trasgressori, ma avvertiamo gli adoratori degli idoli, quelli che adorano le pietre, quelli che accendono le torce e adorano le fonti e gli alberi, escolente sacra fonti o l'arbolo, riconosciute come sacrifici al diavolo, saranno condannati. Le condanne contenute nel canone del 681 saranno reiterate nel canone 2 del XVI Concilio Toledano del 693
in questi termini quasi identici, a testimonianza del fatto che i riti delle gente superbe e superstiziose erano ancora praticati alla fine del VII secolo. Un montaggio del pintore e fotografo spagnolo José Manuel Ballester, in una mostra presente nella mia città di Santander, titolata De Arboris Perennis, critico questa mostra è la migliore illustrazione del contrasto tra la visione degli alberi da parte dei greci e romani e dei loro successori nel tempo, i cristiani alla fine dell'antichità. I cristiani, abbattendo gli alberi, divennero una sorta di secta arboricida. Passiamo a ricordare il passo di quando il Signore apparve ad Abramo nella quercia di Manre. Abbiamo ricordato la quercia di Dodoma, ora ci occuperemo di un altro quercetto, quello di Manre, vicino a Hebron. Genesi 18:1-5 riporta che fu qui dove Abramo visse durante un certo periodo, costruì un altare, cavò un pozzo e ricevette la visita degli angeli. La quercia nella Bibbia è uno degli alberi che rafforzano la sacralità di un luogo e rimanda ad eventi particolarmente significativi per il popolo di Israele. Basti pensare a Giacobbe, che proprio sotto una quercia, presso Sichem, sotterrò tutti gli idoli stranieri in possesso della sua famiglia e di quanti erano con lui. Un gesto rituale di purificazione e di chiaro rifiuto dell'idolatria. Ancora, Deborah, la nutrice di Rebecca, viene sepolta ai piedi di una quercia, che perciò si chiamò quercia del pianto. Nell'immediata vicinanza di questo albero della chioma folta e rigogliosa, spesso si piantavano tende per risparmiarsi del calore estremo. Tornando a Mambre, Flavio Giuseppe afferma, Guerra Giudaica 4:9, che sarebbe ai suoi tempi la quercia forse che sebbene a suoi tempi la quercia fosse stata sostituita da un terebinto, pianta il cui uso più antico era quello di fornire attraverso incisioni nel tronco un oleo vegetale chiamato trementina, era ancora un luogo considerato sacro e per questo visitato dagli ebrei che aspiravano a essere sepolti nelle sue vicinanze. Gerolamo precisa che il terebinto poteva ancora essere ammirato ai suoi tempi e anche dopo che Costantino avesse fatto erigere al suo posto una chiesa le cui rovine erano visibili quando il luogo fu visitato dallo Stridonense. La piccola basilica non doveva soddisfare le necessità liturgiche della comunità locale, di fatto i cristiani non dovevano essere molto numerosi, pensiamo, visto che non viene menzionato alcun vescovo, quando piuttosto ricordare l'uomo, fare memoriale degli eventi e dei luoghi dell'Antico Testamento era molto importante per i primi cristiani. Eusebio di Cesarea ricordava gli sforzi di Costantino e dei vescovi di Gerusalemme per porre fine alle pratiche dell'idolatria. I pellegrini appendevano ai suoi rami e sugli esbota che vi si svolgevano. Eusebio riproduce una pistola indirizzata all'imperatore Macario, agli altri vescovi della Palestina, con
Costei, la sua socia Neutropia, afferma che l'uomo presso la quercia chiamata dal re, dove sappiamo che Abramo stabilì la sua dimora, è stato del tutto profanato da alcuni superstiziosi. Ella ha infatti rivelato che proprio accanto alla quercia sono stati costruiti simulacri che meritano solo la completa distruzione. Date le premesse, è giusto a mio giudizio che si preoccupi di preservare questo luogo da ogni contaminazione e di restituirlo all'antica santità. Ma questi tentativi di esaurazione furono totale fallimento. Infatti, un secolo dopo, l'istorico ecclesiastico Sofomeno, di origine palestinese, riferisce dettagliatamente della festa religiosa profana, panegiris, che è il termine greco in quale si serve, che si celebrava in quel luogo all'epoca in cui scrive, a metà del V secolo, e non esprime alcuna sorpresa o rifiuto al riguardo. Il brano mostra che nonostante le disposizioni e le minacce di Costantino, la sopravvivenza del sito di colui diversi, di culti diversi, cioè ebrei, cristiani e arabi, in una sorta di sincretismo religioso. Dopo aver indicato la ubicazione del luogo, situato a 15 stadi da Ebron, e aver sottolineato i motivi che portano i fedeli di ciascuna religione a riunirsi, dice: ancora oggi si celebra ogni anno in estate una brillante festa religiosa, la Panegiris, con gente che viene dal luogo e altri che vengono da più lontano, palestinesi, fenici e arabi. Tutti rendono gli onori appropriati, alcuni innalzando preghiere al Dio dell'universo, altri invocando gli angeli, offrendo loro gli bagnoli di vino e sacrificando loro un bue o una capra o un montone o un gallo. È sorprendente che un cristiano come Sofomeno non esprime critica alcuna a questo incontro multiculturale e multireligioso. Un secolo dopo, intorno al 560-70, il chiamato pellegrino di Piacenza visitò il luogo e notò che ebrei e cristiani continuavano a incontrarsi a Manre. Non menziona più gli anni, ma ci offre un dato senza precedenti quando racconta che ebrei e cristiani condividevano lo stesso edificio per il culto, divisi solo da una porta o cancello. È uno dei passi più sorprendenti che abbiamo trovato sul fatto di compartire un luogo di culto dai cristiani e dai giudei. Tutte le relazioni relative a Mamre sono una chiara dimostrazione di come alla fine dell'antichità si stesse creando una nuova geografia sacra, caratterizzata da un sincretismo religioso che portò i cristiani ad assimilare le credenze e i culti religiosi dei loro predecessori. La dimensione di una religiosità ancora impigliata dopo secoli nella ritualistica pagana affiora anche negli aspetti magico-superstiziosi di alcune manifestazioni folcloriche come il Maio, presente in Italia e in Spagna. Passo peraltro alcune considerazioni su questi culti di Maio e finisco soltanto dicendo soltanto che sull'Appennino tosco-emiliano e in genere nella Italia contadina si fu
la fusione tra i riti della fraternità e il culto della croce cristiana, la battaglia intrapresa dal clero providentino contro le feste del Maio, non si limitò a divieti e condanne, ma ci furono proposte di devozione sostitutive, abile sovrapposizione di forme cristiane alle tradizioni del mondo contadino. Furono i gesuiti ad avere l'idea di sostituire sistematicamente la Madonna alle figure femminili destinatarie dei vari riti di propiziazione della fertilità, fino a fare di Maio il mese dedicato alla Madonna. I fiori alle ragazze divennero addosso i fioretti dedicati a Maria. E tutto questo portò alla riconciliazione dei cristiani con gli stessi alberi, acque e soglietti che avevano precedentemente maledetto. Ben presto emisero di tagliare gli alberi sacri e ogni cipressi si affondano le loro radici ad infera e popolano i nostri cimiteri. Le apparizioni o teofanie della Vergine Maria scelgono spesso gli alberi come scenario privilegiato. Nella trama complessa di una serie di contaminazioni e risenantizzazioni, gran parte della religiosità pagana è confluita nella religiosità popolare cristiana, trasferendo riti e forme di sacro e culti arborei legati a santi cristiani. La Madonna, assunta a Dea Loki, a nome titolari, si moltiplica in numerose Madonne degli alberi. Finisco. Cristianesimo e paganesimo si sono fatti liquidi e si sono mescolati, hanno prodotto un mondo nuovo e scintillante, equivoco come la distesa dei sorbi e mirtilli, dei larici e pini, così scriveva sapientemente Zola. E come raccontava Sulpizio Severo, concluendo il suo resoconto sull'arboricidio di Martino de Tours, cito testualmente, dove egli aveva distrutto templi pagani, subito nello stesso luogo costruiva chiese eremitali. Accanto ai numerosi santuari ed eremiti sorti sulle rovine degli antichi templi pagani, oggi crescono vigorosi gli stessi alberi che Martino, per modo di altri vescovi, avevano trasformato in vittime del loro asce arborizzibile. La professoressa Angeli ha aggiunto qui un poema, un bel poema del nostro grande poeta Miguel Hernández, morto nelle carceri di Franco, e l'invito semplicemente a citare i due ultimi versi che dicono: en nombre de los bosques, yo maldigo a quien toma venganza, árbol contigo. Grazie. Ringrazio la professoressa Acerbo, professor Teca, e invito tutti a un attimo di pausa, un coffee break di 10 minuti prima di riprendere con gli ultimi due interventi della mattinata. Coffee break. Grazie. Semiosphere of Axis Mundi in Javanese Hindu, Buddhist and Islamic Intangible Heritage in Nature and Culture. Nico.
Scusa, blocca un attimo. Spiega che lei... Sì, lei praticamente non è potuta essere qui presente, infatti ha registrato il suo intervento e per motivi istituzionali, essendo lei la moglie dell'ambasciatore coreano in Finlandia. Quindi sì. Prego, impara. Questo seems to overlast for this opportunity, I'm sorry I couldn't join this time. My previous seniors were practicing in Japan to hear the truths and attempt to the Indonesian culture. The same film is conceived as a microcosm of the world's culture as a community, as inherited, organized and orderly. The outside world is a complex field that engulfs the same territory of any culture. Safe space has hierarchy, more secret within a safe space called center, then manifest of humans establishing a center to reside in. This act is an act of cosmogonic and equivalent to the world of creation. In reality, summarizes the center place constitutes a breaking of homogeneity of space, the break symbolized by an open passage from one cosmic region to another is made of passion. Communication in the heaven is expressed by one or another of certain images all equal to the axis, meaning pillar, ladder, mountain, and river. The world lies around this cosmic axis. The symbolism of the center is associated with other images, with its holy sites and sanctuaries are straight at the center of the world. Temples are replicas of the cosmic mountain linking earth and heaven. The temple foundation is sent deep into the lunar region. Sendam Rumos Japan in the 16th century had a hidden mystery. To the leaf represent a branched tree described as a tree of life, celestial tree, wishing tree, or Bunga. This tree appeared in Hindu temples and the world transmitted to the mosque. Moreover, different Hindu cultures of branch, Islamic culture had the idea of an eternal tree, Sazarat Utsuli, connected with the Christian and Jewish concepts. Bunga related the cosmos mountain level. Like in paradise with the Garuda bird and peacock. The mountain is a tree of which symbolizes the cosmos mountain as an axis movie, and the mosque group follows the same idea. This is also applied to a several of the theater, a triangle of Mumbai is a special figure. The mountain is topped with a tree of life, Alvataro, entangled by a dragon. On the tree branch, if the forest animals tied up with remote birds, the whole picture is the wildness, paradise, and hell. But the triangle temple is the most promoted in Java. As an ancestral kingdom of Bangladesh, it had a magic character for a fertility idea, respectively, visible as metal as Axis Mundi. A Javanese combination toward Axis Mundi was tangible and tangible. This paper dispatched the Javanese and Northern communities through intangible and sacred advent and ornamentation. To compare and analyze this object in nature culture similar to interpret this using documents in the sphere episode. So here you can see the left is a Buddhist Borobudur, and we have access to these three different ways from the practicality, because to be a nothingness, we have to go through three faces. However, to the right side of it is a Hindu, Hindu Paratara, Java. Here is the Ashimundi is horizontality, because we have, of course, we have metal, but we have got three different gates, and from this, sacred place, the most sacred space. So, Islam is promoted by regular traditional compliant age, religious philosophical ideas since the advent of the 15th century. The animistic shamanic mystical belief and Hindu Buddhism were interpreted with the Sufi Islam to offer the oneness of God. For Javanese Muslims, mighty pyramid, which is mentioned to the upper left, symbolizes the mystical path of God based on simplicity. Four colors without them, Soto Guru, signify the spiritual content of the vertical unity between God and man. This absolute concept continued to be Hindu beliefs in the identity of self and the universal soul. As a pre-Islamic tradition underlined the form and setting of a sacred place, mystical self is a barometer based on the belief of most to be sacred.
label combination of indigenous Islamic ideas and forms in architecture or ceramic around the chickens to the right up. They were the set of puppet, the drawn painting painted there. Gather was performed. The Islamization is modified in the effort of promoting figures. Zalani believed that the solving of the system was described to settlers to solve their problems in life. The settlement was a candidate for non-Muslims, or maybe it to invoke ancestors by swiftly and rituals. The ceramic around the world comprised Muslim purification before entering the sacred mosque, not only the old mosque, but even what around the old mosque, and then around this water, around this ceramic. This notion of the dynamic of the cosmos among the men of the Hindu gods was founded by apostles. Zabani Islam represents a complex mystical and incredibly Islamic belief and concept interlinked in the Islamic faith. Its mediation was achieved by the same Sufi brothers, nine in number. They were traveling mystical teachers using ecstasy, mystics, and dance, and poetry, and such teachings could harmonize with the Hindu Zabani culture without causing conflict. Ancestral or future of a mystical feminism was most tolerated in incorporating into Islamic rituals like wishing the grave. You can see here the mosque behind there, the same mosque, and the people who are Muslims go there to get blessings. The Bible of the rituals, the house, the saint of prophet was not strictly observed. Instead, the style to one of the said of the Hindu Buddhist tradition became a means of spreading Islam. To each of the national power, the British for introducing the five pillars of Islam. So in the Malik Tumpai was produced for mystic ornamentation. The motive can be ancestry was as I mentioned in abstract forever. Chandra Sasmitra argues that Hindu Christian temples have a role due to its triangulation. It is a symbol of the cosmos mountain, beliefs around the role of the priest of times. This also was explained in Hindu temples, Islamic mosques, and even in every party, textile is a result of Chinese Islam in the city. So here we can show that there are three key different triangular concepts, like cosmos mountain, however, Sufi Islam. They made a different way. First, the law is the law to present Sharia as Islamic law. The second is Tariqa, a way to get Allah's blessing. The third is Haqiqa, the script of a Muslim who did and who stuck the books down the top as a marifa to know Allah. And down here, which was the Buddha and Islamic Veranda, they were all the same time, sacred place and the graveyard. So when there is a copy as not sacred, and when the rituals take place, it becomes sacred. The practice of mysticism is a condition for the right life on earth and the attainment of the cosmic order. It means that God carry out mysticism and accomplish the religious obligations, harmony and unity will result in beneficial moral and the material purpose of this world. Justice and property point out the harmonious relationship with the supernature in the cosmos and reflect in society as well. So the concept of abode among mosques represents the power of a new faith in Java. Islam is localized and incorporated in the broader cultural framework of Java. This tradition of commitment sacrifices to right, the most supportive of a single column creates a focal form of vertical center that signifies the unity of the Javanese Islamic world. The vertical column contributes to global Islam, the horizontal one left spread from the Sokol group of the subsistence of local power. The transformation of Javanese Islam into academic forms in this way from the local social and economic context. So then it's a sort of environment, this is the vitality of the cosmos, this astronomy concept. However, this is right and support environment is the one in the triangular, where also we have branches in the branch. So this astronomy concept as well. But here is the
Left and right of color, or what the buffalo or color represent the
And here this woman keeps the when they pray wire, but not if the scene they stop when they the great pause, they use this thing well. Now this year I call that mostly prevention times. Once accepted, the initiated tentacles have a symbolized and together life, the which is the pinnacle of consciousness. The demon color served by the hand of the flame is a representative and clearly enforced existence in the universe. The cosmic tree provides an access symbol, the land of sea, plane, sky, earth, and underworld. As the woman itself represents the exuberance of life, animals are representative of the local creation, or human beings symbolized by a bird is the world's highest creation. The image of the soul in the world is a fundamental to the Malayan traditional belief, where shamanic practice is rituals and symbols in the practice concept. Literally, calamity time, days of life, each demon must move to his temples with the makara, a mystic aquatic priest. In Indian mythology, Kalamakara represent the holy cosmos mountain, the old gods, and explain the moving. By influence, Kala is a symbol of the celestial element, and Makara is a worthy element in creation that's combined in from duality of fatality. So here you can see that there are so many types of Gurunga that we are back by Kriyapi. So I mentioned from the beginning the Aksimuni reality concept, and the concept of the Aksimuni derives from the natural and useless psychological perception whose space is serving as a microcosm of the order. It is known as a perception. The central concept, outside of found as a life, and yes, it's unfamiliar or disordered to represent chaos, death, or life. Broadly, an absolute is a place of connection between heavenly and earthly level. So, I mentioned that the semi-sphere developments concepts, very and this central concept, a semi-sphere permits a differentiation from other semi-spheres and the homogeneous space borders. Other species are categorized as cultures, non-culture, or anti-culture. The borderlands substance to the semiotic system in semiotic spaces and serves both structural and functional purposes. Whether you separate or join one semiotic from another, the borders are invalid. However, we all the semiotics interpret the occurrence of border movement as alien when observed from the outside. The king get their semi-sphere in equivalent as foreign condition as part of the human viewed from the in, or bordering in the uncontrolled invasion of alien element to the death. A slant product translating these alien objects into the language of the semi-sphere and discussion. The semi-sphere can interact with extra-semiotic and non-semiotic environment thanks to the border. So, in order to be replaced with humanity, when we have to understand that this access only, we consider the spirit place in collective memory. Because spirit place depends on our perception of actual landscape based on our shared individual experiences. The place is the expression of what is unique and provide identity, presence, and action. The spirit place bears the atmospheric quality of the as well, spiritual landscape with an emotional, cognitive, behavior, and social, and the central place generates an immediate result. By identifying the spirit of place, I mean this absolutely, and this quality makes the perception of specific landscape that is shared or viewed by visual and temple. Place identity is placed through human experience, memories, through depression of these social structures. And then further, collective memory is very important to this. Coined by Al-Bashir, the framework to study social memories in Lev Kant's Social de la Memoire, his list of perspective construction, sharing, and creation owned by any side of social communities, nations, and generations. All of the universal memories are inclusive of the freedom of their collective and social memories, built in the social structures and institutions. Symbols, architecture, rituals, temples, temples, mosques are referenced by the people and the Muslims, Christians, and Jews, all the past generation influencing their memory. And every collective memory relies on specific groups distinct by space and time. The groups construct memory and the individuals in the world of memory. So in this my last slide, we are absolutely able to center the pain because of randomness in the sphere, sacred center, medal, cosmos mountain, Gurunga, Kriyamana, invisible world, intangible, and the nature, then propinquity, pentary, visible world, tangible culture, and the liminal world concept, invisible world, and spiritual place of memory changes this concept.
this so my companies are still rooted in depending on our memories and then also the place then passing to be horizontal vertical as well. Thank you. Fu il patibolo di Odino per 9 giorni e 9 notti,
tempo stesso era intento a studiare il potere delle rune e non solo, ma anche a cercare la sapienza superiore. Il brano, come dicevo, è uno dei suoi tanti nomi. Qui diversi ricercatori hanno trovato un'analogia con la croce. Con la croce, ovviamente poi vedremo dopo appunto del Ring of the Wood più nel dettaglio, quindi nella letteratura medievale inglese, la croce porta il peso del dio cristiano, esattamente come il Brasil porta il peso del dio brandonese germanico. Allora, il Brasil inoltre sorregge, come diremo, tre figure particolarmente rilevanti per quanto riguarda l'albero. Abbiamo il serpente di Midgard, Midgard appunto è l'equivalente norreno di quello che ho citato prima, cioè Midgard. Allora, il serpente del perdite Högr, che significa colui che colpisce con odio, Mith appunto somiglia infatti a Hate, e invece Högr a Hold, che sarebbe tenere in inglese contemporaneo, in inglese moderno, scusatemi, invece appunto abbiamo anche un'accezione del colpire. Quindi nella legge abbiamo Mith Högr, poi abbiamo il messaggero tra l'Aquila e il serpente di Midgard, che si chiama Ragatosco ed è uno scoiattolo. Quindi abbiamo Ragatosco come mediatore, abbiamo l'Aquila di sopra e il serpente di Midgard, che è Mith Högr alla base. Come dicevo qua, appunto, allora questo centro del cosmo, l'Aquila, le radici, perdonatemi, e poi queste tre figure rilevanti. Abbiamo anche un excursus interessante per quanto riguarda il punto degli alberi. Allora, ciò che io sto elencando è chiaramente funzionale a Turchi, quindi abbiamo sicuramente altri esempi all'interno delle letterature germaniche, ma tuttavia in questo momento sto facendo riferimento a ciò che ha più appassionato il professor Turchin per quanto riguarda la stesura di tutto il suo operato. Allora, il Kalevala ha sempre una poesia al suo interno, una figura però non del tutto positiva, poiché è una poesia che crebbe di smisura tanto da coprire i raggi sia solari che lunari. Quindi venne invocato un eroe per riuscire ad abbatterla, e arriva un guerriero dal mare che porta una armatura di rame e una sciarpilata da 7 punti. Okay? Quindi è tutto questo perché l'ho citato, perché è funzionale alla descrizione del folklore di Numenor. Numenor, quindi uno dei tanti, potrei dire, sono tanti regni appunto che Tolkien ci scrive all'interno delle sue opere. Allora, tornando sul versante germanico, quindi abbandonando quello filmico, abbiamo il Landnámabók, per l'eventuale cronologico. Allora, il Landnámabók all'interno del libro Forme della Colonizzazione, abbiamo un pilastro sacro di legno. Allora, questo pilastro sacro è una quercia che è all'interno di un'aula, la quale si corregge sempre il potere di Thor. Quindi torniamo sempre alla letteratura con il culto degli alberi, che chiaramente è connesso alla maggiore divinità, in questo caso appunto germanica. Allora, questo pilastro, questa quercia, arriva dopo le preghiere di un colonizzatore, appunto, la cavolta non è un caso. Abbiamo quindi sempre un'invocazione alla quale si risponde con un albero sacro, che simboleggia il potere di una determinata divinità, in questo caso sempre Dio. Dopodiché abbiamo la saga dei Volsunghi, che è quella che si concentra maggiormente sul versante germanico occidentale, quindi maggiormente su quanto riguarda la Germania, nonostante che abbiamo due versioni. Dimentichiamoci che abbiamo anche la versione appunto germanica settentrionale. Ad ogni modo, la Volsunga saga ci riporta sempre in un'aula con all'interno una quercia i cui rami fioriscono sopra il tetto, e il tronco viene detto Bramstock, come riportato qua, Bramstock, che vuol dire in realtà un piccolo tronco, ma deve andare piccolo e molto tronco. Allora, questo tronco, quest'aula al centro, questo viene costruita dopo la nascita dei due figli legittimi di Regulus, che sono Sigmund e Sigmund. Allora, quindi il l'albero viene evocato o appunto in risposta alla preghiera, o appunto in commemorazione di un evento particolarmente di nota e che sta sempre appunto simboleggiare questo potere divino. Abbiamo poi sempre sul versante scolato di Sassone, germanico occidentale, ma in questo caso specifico Sassone, relativo alla Sassonia, quindi alla Germania medievale.
abbiamo l'Irminsul. L'Irminsul rappresenta la Cisturbi ed è un po' appunto l'equivalente dell'Igdrasil termale settentrionale, quindi dell'Igdrasil descritto all'interno dell'Edda. E anche in questo caso si tratta così di una quercia. Allora, chiaramente la domanda è molto più sensibile alla cristallizzazione rispetto alle standard. È possibile che appunto l'Irminsul venne precedentemente abbandonato rispetto magari a Lenda. Tuttavia ancora abbiamo diversi esempi e diversi documenti collaborativi di questa chiamata, questo simbolo sacro, di questa divinità, di questo simbolo sacro. Allora, dice prima appunto che tutto ciò è funzionale a presentare il tema dell'Argonite all'interno dell'opera dell'operato di Tolkien. Allora, per quanto riguarda Tolkien, abbiamo tutta una dinastia di alberi. Il primo albero è Temperio. Qua è riportato il termine 2004, perché se no abbiamo gli alberi bianchi, un simbolo. Sì, sono quattro i primi appunto, però abbiamo l'albero bianco all'interno di ogni regno, e adesso andare a indicare tutti sarebbe un lavoro che richiederebbe un quantitativo di tempo più lungo del dovuto. Allora, il primo è il Temperio, che viene creato dopo il caso di Levana, quindi dopo il caso della creazione, che è un tema ricorrente, appunto, non solo il tema ricorrente un po' tutti i poemi, abbiamo ad esempio il B1 che viene chiamato da parte del professor Tolkien, professore filologo specializzato nel mondo antico, e Temperio, dal quale si parte a contare i secoli di Eero, dell'universo quotidiano. Allora, qui abbiamo Galadriel, che si trova nella città etica di Tirion, vi è un altro suo Tua, che fu presente da parte di Avanna per i primi figli di Lungagarbo, ovvero. Dopodiché abbiamo Nimrod a Numenor, anche questo appunto un albero bianco, e anche questo è al centro della società ed è un simbolo di devozione agli dei. Allora, tuttavia Nimrod deriva da Kelmon di Thor Eressëa. Allora, nei confronti di Nimrod, lo possiamo rimanere qua, abbiamo una cura particolare da parte dei Numenoreani inizialmente, ok? Dopodiché abbiamo Arthrason, il 24esimo e ultimo re di Numenor, è un cambio di rotta, perché Arthrason venne deviato da Sauron, il quale portò a far credere agli abitanti di Numenor e Arthrason che i Valar, quindi le divinità per eccellenza e l'eternimento, volessero privare gli uomini dell'immortalità, ovvero che invece era stato donato, che era stato fatto alla prima razza creata, che erano appunto gli enti stessi. Quindi Sauron voleva convincere Arthrason ad abbattere Nimrod e Nimrod viene effettivamente tagliato, tuttavia Isildur, figlio di Eren, riesce a cogliere il frutto di quest'ultimo, nonostante fosse appunto in realtà una zona, per così dire, proibita, ma comunque si insedia e riesce a trarre il frutto. Allora, la distruzione di Numenor, tra l'altro, è interessante che ricordi quanto probabilmente il testante. E dalla distruzione della rispata di Numenor si salvano unicamente Elendil e i figli. Allora, dopodiché potremmo dire anche che l'albero simboleggia tutto ciò che c'è di virtuoso dell'umanità all'interno dell'opera di Tolkien. Abbiamo l'albero come pilastro della Terra di Mezzo, e questa è una bella metafora perché appunto era il pilastro di Mittelmeer all'interno di tutti i culti germanici, sia come dicevo settentrionali che occidentali. Per quanto riguarda quelli orientali, abbiamo molte meno fonti disponibili, sono fonti in lingua gotica, sono veramente fatti chiama appunto a trovare analogie, vorrebbe una ricerca molto più approfondita, che al momento non è ancora del tutto disponibile. Ad ogni modo, dicevo che Mittelmeer è il pilastro della Terra di Mezzo, nel senso all'interno dei culti germanici, ma è anche il pilastro della Terra di Mezzo di Tolkien stesso. Chiaramente il riferimento alla Terra di Mezzo non è affatto casuale. Allora, Tolkien, ripeto, era sia un animista che un filologo, perché il suo cavallo di battaglia erano appunto le civiltà dell'Inghilterra medievale, e lo stesso degli abitanti dell'Inghilterra medievale. Nonostante sapesse produrre l'islandese in tempo reale, si ricorda che lui e lui si facevano sfide, chi riusciva a tradurre in maniera più veloce, in maniera più celere, l'Edda,
livello più simultaneo, parliamo di stesura di testi. Allora, quindi Tolkien, come dice anche Tom Shippey che è un noto pianista inglese, ad estrezzare bene e a creare una connessione direi perfetta tra il mito pagano e il cristianesimo, perché Tolkien appunto si convertì al cristianesimo insieme alla madre Mabel quando rimase orfano di padre, parlando in Sudafrica. E infatti l'interno appunto Aragorn stesso può ricordare Aragorn che un eroe piuttosto noto soprattutto all'interno dei neofiti della biologia cinematografica da Peter Jackson, ma non c'è su Aragorn, sto facendo appunto l'esempio del più noto tra gli eroi, probabilmente il più noto è anche l'ultimo eroe stesso. Allora, Aragorn è la perfetta tra Ingeld e Cristo. Ingeld è anche in questo caso l'eroe per antonomasia germanico, l'eroe che troviamo anche all'interno del Beowulf stesso, non è Beowulf però è un'altra figura eroica. Allora, dicevo appunto che l'albero è al centro di ogni comunità tolkieniana, d'accordo? Quindi sia all'interno di Numenor che all'interno banalmente di nella filologia cinematografica abbiamo l'albero bianco di Gondor, che è quello più noto, ma è solo uno dei tanti esempi in realtà. Allora, passiamo all'Inghilterra medievale, quindi ci addentriamo all'interno dell'Inghilterra che è già stata quantomeno parzialmente, se no in realtà del tutto, cristianizzata. Allora, all'interno del Vercelli Book abbiamo The Dream of the Book significa tradotto il sogno della Cruz, chiaramente con l'accezione del crocifisso. Poi abbiamo il Riddle, Twilight, Nestor Book e poi anche Beda Venerabile, Venerabile Beda. Allora, l'albero, appunto dicevo, è anche un simbolo cristiano, penso che tutti sapremo. Adesso non andrò ad addentrare all'interno di queste questioni, rimaniamo sul versante appunto della religione, del culto anglosassone, quindi quello pagano. Allora, i riferimenti intertestuali all'interno dell'opera di Tolkien di queste opere che ho appena citato sono numerose, quindi abbiamo delle citazioni dal Dream of the Root, dal Vercelli Book, dal Lettere Book e anche appunto da Beda Venerabile. Allora, Beda Venerabile in realtà si dedica maggiormente alla stesura di testi in latino, ovviamente. Allora, la croce può essere considerato un albero vite ed è un riferimento appunto anche al giardino dell'Eden, che in realtà in questo caso viene dominato la caduta di uomo più che la sua salvezza, più che la sua redenzione, ma attraverso la croce poi ne ha determinato anche appunto la redenzione. Infatti molte leggende del medioevo inglese associano l'albero vite alla croce usata per la croce di Cristo, motivo appunto quasi un narrativo ricorrente. Come dicevo prima, l'albero quindi è stata una figura che ha determinato sia la caduta che la redenzione umana. All'interno di The Dream of the Book, che rimane in lingua strettamente anglosassone, quindi la lingua antica inglese, viene descritta la croce sotto forma di albero luminoso all'interno degli universi. Abbiamo tre parole in particolare utilizzate per descrivere la croce stessa, che sono Treod, Beal e Ubud, tutte e tre chiaramente parole anglosassoni. Dopodiché invece all'interno del Riddle 28 dell'Exeter Book sono immagini sovrapposte di un ramo d'albero e di una croce, quindi queste due figure vengono sovrapposte via una commissione anche in questo caso. Questo giovinello, questo Riddle, tratta della trasformazione, dicevo, appunto da albero a croce, per questo motivo appunto reiterante. L'albero vite quindi fa la garante al sole della terra, così come appunto la redenzione delle anime. Dopodiché l'ultimo riferimento è a Beda il Venerabile, che è uno storico anglosassone, e come prima abbiamo la stesura di testi in latino, e tratta della rilevanza del crocifisso nella cosmologia. In questi tre esempi quindi è chiara la connessione, anche in questo caso, tra religione cristiana e paganesimo germanico. È un po' la stessa connessione che si trova in Tolkien, anche se sicuramente non con la stessa consapevolezza. Perdonatemi, ho dimenticato una cosa per quanto riguarda l'Exeter Book. Ho detto appunto che ci sono immagini sovrapposte di un ramo e di una croce, e si tratta proprio della presentazione da croce ad
da Arbor Vitae a Croce, che appunto non solo fa da garante alla salute della terra, ma anche al salvataggio delle anime, alla redenzione e alla salvezza dell'anima. Tutti questi scopi collegati sono gli scopi ultimi dell'Arbor Vitae e dell'Arbor Studi, trasversalmente parlando, delle culture umane. Io ho terminato.